Ciao a tutti, amici, e sempre benvenuti, sempre ben ritrovati qui. Il nostro cammino è quasi quotidiano, però è bello stare insieme con tanti di voi e tanti di voi ce lo dimostrano con le lettere, con l'email, con le telefonate, fermandoci per strada, alcune volte anche gridando il nome tuo, mio di altri per strada. E questo è bello. È bello perché vuol dire che non pur avendo tanti di noi il desiderio, tutti, come ho detto, il desiderio di potere dentro, ci facciamo abbagliare dall'unica bellezza che ci libera, che è quella di Gesù. E proprio di questo vorrei continuare a parlarvi, che è la risposta che Dio dà al potere. Dio, come abbiamo detto, come risponde al potere? non in una maniera delegata, ma lui stesso sconfigge nel figlio, in Gesù di Nazareth, il potere delle tenebre con la sua forza d'amore, con l'impotenza. Sì, se noi guardiamo a Gesù di Nazareth, ed è solo Gesù di Nazareth, la risposta di ieri, di oggi, di domani e di sempre, la risposta che Dio ha dato e dà e darà per sconfiggere il potere delle tenebre, per sconfiggere la società del potere, per sconfiggere la comunità del potere che è il potere dell'uomo e quindi il potere che è il maligno poi crea attraverso gli uomini che si allontanano da Dio, dobbiamo vedere solo a Gesù di Nazareth. Chi è Gesù di Nazareth se non la testimonianza vera di un Dio che si spoglia della sua potenza, perché Dio è potente, Dio può fare tutto è onnipotente, che si spoglia della sua potenza e si riveste della debolezza della carne del figlio assumendo la carne assumendo gli stessi peccati dell'uomo pur non essendo peccato Gesù bene in tutto Dio risponde alla lotta contro il potere svuotandosi come ci dice la, la, la scrittura svuotandosi di tutto e facendosi uomo la Potenza di Dio è nella impotenza di Gesù. L'impotenza della croce, che è potenza d'amore, la debolezza della croce, che è potenza di vita, la debolezza del Calvario, che è potenza di rinascita, di purificazione. Dio si spoglie in tutto in Gesù e questo è bello. E allora da oggi dobbiamo continuare a guardare Gesù come la possibilità per noi, se lo accogliamo, di diventare intimi con Lui e solo l'intimità con Lui crea potenza d'amore, crea sconfitta del potere. Ma avremo modo di scoprire ancora insieme. Come il potere dell'amore di Dio e il potere della debolezza, dell'impotenza di Gesù ci aiuta a sconfiggere il potere del male. Ciao a tutti!